ricordatevi dove, e questi sono contenti, si convincono, quindi aiutandoli con le cosine giuste, ripeto sempre senza spine, magari facendo delle ricette, ci sono, il pesce ci dà la possibilità di fare delle ricette eccezionali, sia elaborate ma anche molto semplici. Pensate, adesso io devo parlare di quello, però diciamo che allarghiamo un po', pensate al classico scoglio, avete la pescheria dove vi dà quattro uova, due cozze, un calamaro, una canocchia, e magari ve le dà, arrivate a casa, prendete la padella, buttate giù due chitarrini, due fagiolini o un spaghetto, e tempo che cotto, messo in una padella con un goccio di olio extravergine e appena un cucino di vino, sale, pepe e prezzemolo, tirate gli spaghetti, andate a cucinare, finire insieme, mettete un piatto in ginocchio, che alla fine che è buono. E quindi non è vero che la cucina di pesce è difficile, che il patetico petto di pollo o la cotoletta già pronta, comprata, si fa prima. Non è vero. Ci sono delle ricette di pesce semplicissime. Il pesce ha sempre creato un problema di puzza, di sporco, di tappature, ma vi ripeto, usate la pescheria giusta, che vi dà un servizio giusto, portate a casa del pesce già pronto, sia per fare lo scoglio, sia per fare qualsiasi cosa. E col pesce potete fare quello che volete. Noi siamo riusciti in questi ultimi anni a fare un grande salto, perché abbiamo preso le più tradizionali ricette di carne e le abbiamo trasportate al pesce. Un esempio, la lasagna di Girasso. Noi abbiamo fatto invece del ragù di carne un ragù con la sogliola, ma se la sogliola è molto cara o sfilettata perde molto, si può usare anche la potenza o la pasta, quindi già fatti, pronti, che arrivano freschi anche dal nord Europa, è uguale, perché per un buon ragù serve una buona conserva, un buon olio, quella base pesce così, e fate come il ragù di carne. Poi provate a farvi la vostra lasagna con la stessa besciamella, il ragù di sogliola, il parmigiano, uguale, mettetela in forno, mangiate una lasagna di pesce che non sa il pesce che stia col più e ve la mangiano anche i figli, e mangiate un prodotto delicato, buono, che noi veramente abbiamo testato e va benissimo. Per dirvi, riuscite, no? Cosa si fa col pesce? Abbiamo fatto col tonno, il filetto di tonno, che è tonno chiamato anche il maiale di mare, perché ha la carne come il maiale. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la porchetta e la salsiccia. Cioè la porchetta di tonno come la porchetta di maiale. Prendete un pezzetto di tonno, lo tracciate in fette senza arrivare in fondo, belle spesse, pezzettino, aglio, finocchio selvatico, sale e pepe. Sentite che elementi? Semplicissimi. Mediterraneo, finocchio selvatico, aglio, sale e pepe. Mirrorata d'olio, un po' di patate intorno, perché le patate per il lavoro del tonno diventano la fine del mondo. E l'unica roba che noi abbiamo dovuto, studiando la ricetta e portando i risultati pian piano per arrivare al massimo, mettere sopra due o tre fette di pancetta, di melare, quindi l'abbinamento anche con la pancetta, e perché questa ci garantisce il grasso necessario per non farlo seccare. In forno a 150 gradi, non di più, per una cottura lenta e lunga, anche di un quarto, un'ora e mezza, ma ogni tanto una bagnata di vino. Mangiate il tonno come se fosse una porchetta, anche quando è preso, è come la porchetta, veramente. E la salsiccia, macinare il tonno, spada, coda di rospo, pesci che hanno carne consistente, non vi dico la triglia o la ciurma, no? Però questi pesci qui, macinata con tutta carne come la salsiccia, condita come la salsiccia, con sale, pepe, aglio, e poi messa nel budello o di maiale o quello sintetico, e fate le salsicce di pesce. Sapete a quanti bambini siamo riusciti a far mangiare la salsiccia per salire del pesce? Nel nostro locale che vengono a posto le mamme, perché i figli mangiano la salsiccia con le patate e mangiano il pesce. Ecco, per dire, si possono fare delle cose, secondo me, eccezionali. Ma tornando alla ricetta, adesso si aspetta del fuoco comunque. Thank you.
No, sto notando che la roba elettronica si fa male. Sì. Quello che giustamente era stato detto, delle preparazioni per far consolare invece i bambini piuttosto che soggetti che non trovano dignitoso, molte soluzioni che con scuole, con mamme e con pediatri troviamo sono per esempio quelle di formulare che delle polpette o degli hamburger di pesce, e se vogliamo dare un tono un pochettino più sano alla ricetta può essere quello di utilizzare